di giugno, mi auguro che anche a Camaiore si possa comprendere la differenza tra coloro che fanno pagare 2 euro per eleggere il proprio segretario e coloro che invece restituiscono i soldi ai propri cittadini. In questi giorni, proprio mentre ero a Napoli, pensavo che anche se la Carta Costituzionale riconosce al Presidente della Repubblica soltanto un ruolo di super partes, un ruolo di garante, in realtà poi dipende molto da come si svolge il ruolo di Presidente della Repubblica, mi sono domandato chissà cosa sarebbe successo se fosse stata accolta la volontà degli attivisti del Movimento 5 Stelle nel febbraio 2015 e Ferdinando Imposimato fosse diventato Presidente della Repubblica. Chissà quanta luce sarebbe stata fatta su quelle tenebre che hanno avvolto la nostra Repubblica a partire dal secondo conflitto mondiale a oggi. E quindi oggi ci è venuto a trovare un uomo di Stato, Stato inteso come comunità di cittadini. E proprio dal termine Stato vorrei partire col mio breve intervento. Ecco, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, lo Stato inteso come comunità di cittadini è stato poca volta abbattuto per dar spazio a dei burocrati che alla fine hanno fatto solo ed esclusivamente gli interessi dei potentati economico finanziari, che gestiscono poi il vero potere. Lo stesso termine democrazia, un termine con cui i politici si riempiono, i politici di professione, si riempiono la bocca, è diventato sempre più un concetto formale, non più sostanziale. Come sapete, democrazia è un termine che deriva dal greco, composto da due parole, kratos, potere, e demos, popolo, cioè il potere appartiene al popolo. Ecco, questo non è vero. In realtà noi oggi ci troviamo in una aristocrazia e la vera grande sfida è proprio transitare dall'odierna aristocrazia 2.0 a una democrazia di fatto. Ecco, poi in nome della democrazia negli ultimi decenni veramente si sono commessi crimini di tutti i tipi. Pensate alle guerre in Afghanistan. La scusa era che i talebani non volevano consegnare Bin Laden. In realtà Bin Laden si trovava già in Pakistan. La vera ragione della guerra ai talebani, la guerra all'Afghanistan, è stata che i talebani si sono rifiutati di far transitare sul proprio territorio un gasdotto e un oleodotto che doveva essere realizzato da una multinazionale statunitense che si chiama la UNOCAL. Un altro motivo, perché le guerre non si combattono soltanto per le fonti energetiche, ma anche per la droga. I talebani avevano fatto, durante il loro orribile, sì, chiaro, regime, fatto crollare a zero la produzione di oppio. Poi successivamente con l'aggressione degli Stati Uniti d'America e degli altri paesi, quindi mentre gli eserciti di mezzo mondo si trovavano, tra l'altro sempre dislocati, come è successo in Iraq dove si trovano i pozzi di petrolio, in Afghanistan dove devono costruire l'oleodotto e dove si produce l'oppio. Ebbene, oggi l'Afghanistan riesce ad assorbire il 90% della domanda d'oppio a livello globale. Pensate all'Iraq, alla balla sesquipedale sulle armi di distruzione di massa mai trovate. In realtà le uniche armi che possedeva Saddam Hussein le aveva fornite proprio gli Stati Uniti d'America, che lui aveva usato nel nord del paese, in una città che si chiama Labia, contro i turchi, perché ricorderete tra il 1980 e il 1988 ci fu una guerra tra Iraq e Iran e gli Stati Uniti cosa fecero? Poi quando si parla degli Stati Uniti molto è da dire i servizi segreti come la CIA hanno finanziato sia l'Iraq che l'Iran per potersi insomma far perdere il potere a entrambi gli eserciti e quindi alla fine poi poter controllare quell'area che è fondamentale lì nel Medio Oriente. Penso alla Libia, Gheddafi non ha voluto far colonizzare il proprio paese, ma la vera ragione dell'eliminazione di Gheddafi è stata anche perché, come Saddam Hussein a un certo punto aveva deciso di non vendere più il proprio petrolio in dollari, ma in euro. Invece Gheddafi ha deciso di costituire una nuova moneta che si chiamava il dinar e quindi a quel punto si veniva a eliminare il potere del dollaro. E anche per questa ragione Gheddafi è stato eliminato con la complicità del nostro paese che poche settimane prima aveva firmato un trattato di amicizia con la Libia. E infine la Siria di Assad. Qual è stata la vera ragione della guerra in Siria?
I telegiornali non ve l'hanno detto. La vera ragione è che nel 2009 Assad si è rifiutato di accettare un gasdotto che doveva transitare per la Siria, proposto dal Qatar e dall'Arabia Saudita, che sono gli scagnozzi degli Stati Uniti d'America, insieme a Israele, in Medio Oriente. Ecco, a quel punto Bashar al-Assad doveva essere eliminato, e quindi ha chiesto aiuto a Putin. Putin è intervenuto, perché questo gasdotto doveva vendere poi attraverso la Turchia il gas all'Europa, e quindi depauperare il ruolo di Putin in Europa. Se Putin è intervenuto, sia chiaro, non perché è un francescano scalzo, ma perché doveva tutelare i propri interessi nell'area. A quel punto cosa è successo? Che gli Stati Uniti d'America, il Qatar e l'Arabia Saudita hanno finanziato, come successe in Afghanistan nel 1979, quando i sovietici attaccarono l'Afghanistan, hanno iniziato a finanziare i mujahideen, cioè i radicali islamici. Cioè, non so se ancora tutti quanti voi chiaro, ma l'ISIS è una creatura degli Stati Uniti d'America. Ma questo non lo dice Gianluca Ferrara, questo lo dice il vicepresidente, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti d'America, John Biden. E quindi questa sera Ferdinando Imposimato ci parlerà di democrazia. Però ecco, io la domanda che vorrei porre anche a voi: ma ci può essere una vera democrazia nel momento in cui, seguendo i dati che ci sono stati forniti da una ONG britannica che si chiama la Oxfam di qualche settimana fa, che ci dice che le 8 persone più ricche del pianeta godono di un patrimonio pari a 424 miliardi di dollari, che è la stessa somma che posseggono i 3,7 miliardi di persone, tra virgolette, più povere. Cioè, non so se è chiaro, da una parte 8 persone e dall'altra 3 miliardi e 700 milioni di persone. Ecco, come diceva Jean-Jacques Rousseau, la democrazia esiste laddove non c'è nessuno così ricco da comprare un altro e nessuno così povero da vendersi. Ecco il ritorno al discorso sull'aristocrazia. La realtà è che oggi il sistema è governato da un grumo di potere che gestisce ogni aspetto della nostra esistenza. Pochi dati vi do: 5 multinazionali dell'industria agroalimentare controllano il 70% dell'intera industria dell'agrobusiness a livello mondiale, soltanto 5, significa poche centinaia di persone. Altre 4, massimo 5 agenzie di stampa controllano l'intera informazione a livello globale. Un nome, la Associated Press, che vende le proprie notizie a migliaia e migliaia di telegiornali, giornali e radio, a 121 paesi nel mondo. E chi appartengono queste agenzie di stampa? A coloro che eludono o creano le notizie in base ai propri interessi. E poi questo grumo di potere controlla anche la moneta, perché noi abbiamo regalato anche la sovranità monetaria a dei bancari che non hanno nessun tipo di mandato elettorale. E infine, il dramma dei nostri tempi è che controllano la politica, perché oggi qualsiasi partito politico, tranne rarissime eccezioni, sono tutti devoti al pensiero unico neoliberista. Ecco, vi ricordate qualche anno fa, a partire dal 2012-2013, ogni santo giorno in Italia si suicidava un piccolo imprenditore o un operaio per quella che veniva definita crisi? In realtà non era una crisi, ormai è chiaro, perché poi da noi le notizie ci arrivano sempre anni dopo. Quella è stata una truffa da parte delle banche speculative, e sono stati accusati i cittadini colpevoli di questa truffa. Ricordate, ci chiamavano i pigs, i porci. In realtà i veri porci erano quei politici e quelle grandi banche speculative che ci hanno messo in ginocchio. Va bene, comunque in quegli anni ogni giorno si suicidava un piccolo imprenditore, ma noi Italia spendevamo 1 milione di euro al giorno per quella guerra citata in Afghanistan, violando l'articolo 11 della Carta Costituzionale. Ma io voglio farvi una domanda, poi dopo magari me la date questa risposta: ma gli afghani cosa ci avevano fatto a noi italiani? Ci avevano bombardato? No, perché dovevano essere sempre comunque il cane fedele degli Stati Uniti. Ecco, quindi la vera sfida che spetta al Movimento 5 Stelle, che mi auguro possa diventare presto classe di governo, è quella di ribaltare questi rapporti di forza. Ma non è facile, non bastano soltanto tanti senatori e tanti deputati, serve la forza del popolo, e soprattutto sapete cosa serve? Serve il coraggio, come l'ha avuto lui, e il coraggio di pagare anche di persona le proprie idee. Lui, nei suoi libri, che io invito davvero
a leggere, ha denunciato questi intrecci malati tra mafie, massonerie, servizi segreti che hanno dettato la linea politica in Italia a partire dal secondo conflitto mondiale ad oggi. Perché io ho la sensazione che dopo il secondo conflitto mondiale ad oggi noi abbiamo effettuato un passaggio di consegne, un passaggio di chiavi da un carceriere all'altro. Prima ci stavano i nazifascisti, oggi ci sono i statunitensi. E perché? Perché dico questo? Perché sul nostro territorio ci sono 140 basi statunitensi, ci sono 70 ordigni atomici statunitensi, verosimilmente si trovano pure a Campo Derby, ufficialmente stanno ad Aviano e a Gedi, ma forse stanno pure a Campo Derby, quindi in caso di guerra atomica saremmo anche noi qui a saltare in aria. 70 ordigni atomici e l'Italia aveva anche firmato il trattato di non proliferazione nucleare. Noi in Italia spendiamo 70 milioni di euro al giorno per stare nella NATO. Ecco, io vi porgo un'altra domanda. Ma che senso ha oggi, a 70 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, quasi 30 dalla caduta del muro di Berlino, stare ancora nella NATO? La NATO fu costituita nel 1949. A Washington per creare un argine all'eventuale irrompere da parte dell'ex Unione Sovietica. In realtà oggi serve soltanto per poter alimentare quell'industria degli armamenti, quell'economia di guerra che sono gli Stati Uniti d'America a partire dal secondo conflitto mondiale oggi. Gentiloni, il premier Gentiloni, anche lui non eletto per ricoprire quella carica, ha incontrato Trump. Trump gli ha detto che dobbiamo ancora di più aumentare le spese militari e dovremo spendere 100 milioni di euro al giorno per stare nella NATO, violando ancora sempre l'articolo 11 della Costituzione, perché ormai si è capito che siamo noi della NATO che andiamo ad attaccare gli altri. Ma con 100 milioni di euro al giorno quante persone si potrebbero far studiare, quante si potrebbero curare, quante strade si potrebbero davvero aggiustare? Invece noi dobbiamo alimentare questa economia di guerra. Ferdinando Imposimato nell'ottobre 2015 ha effettuato questa affermazione che vi leggo. Nelle indagini che ho fatto sulle stragi da quella di Piazza Fontana a quelle di Capaci e di Via D'Amelio si è accertato che l'esplosivo utilizzato veniva dalle basi NATO. Qui si riunivano terroristi neri, ufficiali della NATO, mafiosi, uomini politici italiani e massoni alla vigilia degli attentati. E questo accade dai primi anni 60 ininterrottamente. Ecco, io concludo a questo punto dicendo che questo sistema non lo si può in qualche modo correggere, questo sistema va ribaltato integralmente e l'Italia non potrà mai essere davvero un paese sovrano finché non si riprende le chiavi di casa, finché non potrà veramente gestire il proprio territorio, la propria moneta, la propria politica che deve essere a servizio di noi cittadini e non della mafia, della massoneria, dell'industria degli armamenti. Ecco, concludo dicendo che oggi la democrazia della rappresentanza purtroppo è malata. Verrebbe fare una battuta, diciamo che oggi la democrazia vale 2 euro, la si compra con 2 euro, quindi forse bisogna anche cercare di fare un passo indietro e ricordarci quello che ci diceva Pericle nel V secolo avanti Cristo ad Atene: occorre la partecipazione. Ecco, veramente per poter uscire da questa sorta di aristocrazia serve una democrazia della partecipazione e ognuno di noi deve fare la propria parte. Grazie.